È stata una stagione per una dei suoi livelli, del suo livello da considerare interlocutoria, perché questo podio non arrivava, aveva iniziato bene, è arrivata quinta subito nel primo gigante di Sölden, tutto sembrava regolare e poi invece la macchina si è un po' inceppata, nel senso che in gigante la sua specialità ha fatto un quarto posto, quel quinto, due sesti posti, poteva andare sul podio per esempio a Sölden quando era prima, ma poi come ho raccontato parlando con Marta poco fa c'è stato quel trabocchetto, quella buca che ha tradito tante atlete, lei più di alcune altre, e questo podio non è arrivato. E poi c'è stato questo weekend magico, devo dire, a Kranz, una pista molto selettiva, per me spettacolare, la più bella di Coppa del Mondo, secondo me, per quanto riguarda la velocità femminile, e ha fatto questo capolavoro, ha iniziato subito con questo quinto posto e ha vinto il giorno dopo la discesa, e vincere su quella pista lì è straordinario, quindi la prima vittoria, perché aveva vinto sei giganti in carriera prima di questo successo strepitoso, quindi ha inanellato anche questo trionfo in una specialità dove sicuramente su certe piste può andare bene, può andare sul podio, però diciamo è una piazzata, quindi questa vittoria è stata altisonante e è arrivata un po' a sorpresa anche per la stessa Marta. Questo sicuramente l'ha tirato sul morale in questa stagione, diciamo, non eccezionale dal punto di vista dei risultati, per come è abituata lei, e quindi è andata in positivo. No? Noi è estremamente importante questa collaborazione, perché comunque intanto questo è un territorio di sciatori, perché siamo tutti dei bei montanari, siamo orgogliosissimi di esserlo, e quindi come primo sport, diciamo, da quando siamo piccoli siamo sugli sci, e io spero per tanti, per quasi tutti, la cosa continui e che si diventi grandi sugli sci. A me è successo, io sono appassionatissima di sci, e per noi, come ripeto, è importante avere una campionessa di questa levatura, anche perché secondo me è un incentivo per le famiglie con i bambini piccoli eccetera, di cominciare a far fare loro uno sport che può anche produrre effettivamente dei successi strepitosi come quelli che abbiamo proprio qua a casa nostra. Quindi la nostra collaborazione è fondamentale con lei, l'abbiamo continuata e mantenuta nel tempo, perché la riteniamo estremamente produttiva. In tutte quante le nostre stazioni ci sono questi bellissimi striscioni con il viso di Marta sorridente, che dice: queste sono le montagne dove Marta Bassino ha incominciato a sciare, ha imparato a sciare, e io spero che questa cosa porti nel prossimo futuro tanti piccoli campioni che diventino veramente appassionati soprattutto di sci, si divertano e che abbiano anche degli splendidi risultati, che per noi sono sempre comunque un volano per il turismo.